Badalotto Pianopoli finisce con la vittoria dei padroni di casa per 1-0, una partita molto combattuta, chiusa a tratti. Ne parliamo con l'allenatore del Pianopoli, mister Cerbo. Mister, come l'ha vista questa gara? L'ho vista che sin da subito il Badalotto aveva più fame. Vuoi un po' la classifica, anche se ancora mancano 12-13 partite. Noi credevamo nei playoff, però con l'atteggiamento di oggi si è vista una squadra che non è giusto che partecipi ai playoff, cioè il Pianopoli. Mentre il Badalotto è un'ottima squadra e se si trova lì magari avrà avuto qualche problema, però è una squadra che merita la salvezza e soprattutto se gioca con questo agonismo non avrà difficoltà a salvarsi, quindi complimenti al Badalotto, anche perché ci tengo a precisarlo, onore al Badalotto che ha tenuto gli ultimi 10 minuti abbondanti in 9 e con tutto ciò noi non siamo riusciti ad arrivare in porta, quindi in maniera molto umile diciamo che la fame in queste categorie fa tutto, il Pianopoli non ne aveva zero e il Badalotto ne aveva tanto, quindi onore a loro. Ai nostri microfoni mister Calabrese. Mister, il Badalotto finalmente vince in casa, una vittoria che mancava da tempo. Sì, effettivamente mancava dal 29 ottobre, però nelle partite che abbiamo perso in casa abbiamo perso con la Mezia, con il Montepaone e col San Calogero, quindi oggi era una partita che non potevamo sbagliare, siamo stati concentrati tutta la partita, anche se devo fare i complimenti ai miei ragazzi, è stata una partita abbastanza nervosa, ma noi per la situazione di classifica dovevamo vincere e abbiamo vinto, devo fare ancora una volta i complimenti perché abbiamo fatto una partita, anche se poi l'arbitro siamo rimasti 9 uomini, ma fino alla fine abbiamo lottato e noi serviva solo il risultato finale, la vittoria è vittoria stata. La possiamo definire quindi la partita dell'orgoglio del cuore, in 9 uomini il Badalotto è riuscito a lottare fino alla fine mantenendo il risultato positivo. Sì, effettivamente abbiamo giocato contro una squadra che aveva perso solo 3 partite, quindi noi da parte nostra dobbiamo continuare a fare risultato perché ancora non abbiamo raggiunto l'obiettivo, che il nostro obiettivo è quello della salvezza. Domenica andremo a fare uno scontro diretto a Stignano e abbiamo 2 o 3 squalificati, 2 infortunati, quindi dobbiamo sistemarci per questa partita perché è una partita che vale un campionato.